Buon mercoledì a tutti voi! Molto presto, anzi prestissimo, assisteremo alla tragica morte di Ilmaz Akkaya. Trovate il video in cui ne parliamo nel box in descrizione sotto al titolo. Questo evento segnerà davvero un punto di svolta in quel di Terramara. Ma cosa succederà subito dopo la dolorosa dipartita di questo personaggio? Scopriamolo insieme con le nuove anticipazioni. Dopo il brutale incidente d'auto, dal quale Demir lo ha salvato, le condizioni di Ilmaz sono subito apparse disperate. Il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento, ma successivamente la situazione è crollata ed Ilmaz è morto. E lo ha fatto con Zuleya accanto, alla quale ha ricordato di averla sempre amata, fino alla fine dei suoi giorni. Questo avvenimento segna negativamente la vita di ogni personaggio della serie, da Demir a Fekeli e a Mushgan. Tutti ne escono profondamente addolorati, anche coloro che con Ilmaz ci lavoravano. A lui e al suo ricordo vengono dedicate varie cerimonie, per non parlare del funerale al quale parteciperà anche il piccolo Adnan e che ci regalerà un momento davvero toccante. Ma cosa accadrà a Zuleya subito dopo? Prima dell'incidente, la donna, grazie a Demir che le ha concesso il divorzio, aveva iniziato una nuova vita proprio con Ilmaz e Adnan e si era trasferita in una nuova casa. Dopo la morte di Ilmaz, Zuleya tornerà con il suo piccolo alla tenuta Yaman, ma dopo esserci rimasta per qualche giorno, dirà a Demir che è pronta per andare via. Del resto, tutti sanno che stavano per divorziare e che quindi sono separati e non sta bene che lei resti lì. Demir però la sorprenderà e le risponderà che delle chiacchiere della gente a lui non interessa proprio nulla. La villa Yaman è anche la sua dimora e lei è letteralmente la signora della casa. Quindi, se lo desidera, può rimanere. Non dovranno vivere necessariamente come una coppia, ma faranno ciò che lei desidera. Demir le dice anche che se non vorrà restare, sarà lui stesso a prendere una casa in affitto per lei, però la piccola Leila dovrà rimanere alla tenuta. L'uomo comunque fa capire a Zuleya che sarebbe meglio per tutti se lei restasse lì con Adnan, e Sevda gli dà ragione. Non devono ascoltare le chiacchiere della gente. Zuleya a questo punto accetta di restare e dopo un salto temporale di ben 3 mesi la ritroviamo alla tenuta Yaman con nuove vesti. Sembra essersi trasformata proprio nella signora della casa ed ha deciso di fare un regalo speciale a Sanie, Gulten e Fadik. Alle 3 ragazze dona alcuni gioielli della signora Unkar affinché portino il ricordo della donna sempre con loro. Più tardi, insieme a Sanie, alla quale dona anche un vestito della signora, Zuleya decide di mettere all'asta tutti i restanti effetti personali di Unkar, il cui ricavato andrà totalmente in beneficenza. Poi rende felici tutti gli operai della tenuta, annunciando che verranno organizzati matrimoni per chi vorrà sposarsi e feste per i loro bambini. Zuleya vuole mantenere una promessa fatta proprio ad Unkar, proteggere la sua casa e i suoi terreni ai quali ha dedicato una vita intera. Per quanto riguarda Demir, invece, lui intanto fa la conoscenza di Umit Karaman, un nuovo personaggio, una giovane donna che si inserisce nella trama della serie e che ci regalerà tanti colpi di scena. L'uomo comunque continua ad amare Zuleya, ma una sera confida a Sevda di non avere più nessuna speranza. Ormai il loro matrimonio è terminato. Sevda però gli risponde che non deve abbattersi. L'unica cosa che deve fare è aspettare che il tempo passi. Ilmaz è morto da soli 3 mesi e per Zuleya la ferita è ancora troppo fresca. Ora come ora non può di certo tornare ad amare. Lei però è sicura che un giorno lo farà. Sevda dice a Demir che è certa che un giorno Zuleya si renderà conto del suo amore e che le cose sicuramente cambieranno in positivo, anche per il bene di Adnan e Leila.
L'amore tornerà tra le mura della tenuta Yaman e sarà anche più forte di sempre. Demir è felice di sentire ciò.